La tecnica si basa semplicemente sull'uso di colori ad acqua su vetro o su altri materiali ripresi da una telecamera, dopodiché viene proiettata in grande. Quindi nasce per mettere l'attenzione sul gesto pittorico, metterlo in evidenza da un punto di vista della sua dinamica, del suo processo, ed entra quindi in una dimensione limite tra il video, l'animazione e la pittura statica tradizionale. Non è una semplice lavagna luminosa come spesso si vede, ma è una lavagna luminosa con uno stile particolare, con una presenza scenica diversa da quelle Forte, caratteristiche, riconoscibile. meno high-tech, più ready-made, no? Un pochettino. È uno spettacolo che è a metà appunto tra la musica, lo spettacolo, la performance e le arti visive. Come mai questo connubio arti visive? Come funziona questo connubio arti visive e musica? Un grosso argomento di lavoro su cui ho lavorato tanto, che è il discorso dell'improvvisazione. E in questo modo si crea proprio una facile influenza tra ambiti diversi, dove io posso seguire la musica, ma sento che anche il musicista in qualche modo mi supporta nelle mie scelte, nel modo in cui lavoro. Tant'è che molti musicisti mi hanno detto: ma sembra di lavorare con un terzo musicista. Quello che mi piace far vedere agli spettatori non è tanto la descrizione di una storia, non è l'aspetto descrittivo, narrativo che diventa ridondante oggi come oggi. Anche se non si conosce la storia, è bello se si danno più delle suggestioni. Ci sono dei momenti molto interessanti legati soprattutto ai materiali, dove un muro scrostato, i dettagli, certi dettagli possono diventare una fonte di ispirazione molto interessante. L'edera sul muro e quelle che sono dei piccoli rilievi diventano, per chi osserva, un elemento ancora che rafforza, che estranea molto l'esperienza visiva. Alla fine quello che faccio è anche una sorta di installazione, perché Esatto. sono sempre presente in scena, quindi il gioco è dichiarato, si capisce cosa sto facendo, ma non sono presente sulla proiezione. E quindi è utile osservare le cose da più punti di vista e entrare proprio dentro uno spazio che diventa un'atmosfera. La pittura orientale è stata quella che più ha influenzato la mia tecnica e anche una parte della poetica. Sicuramente è quella che ti permette, meglio di qualunque altra tecnica, di approfondire l'immediatezza del disegnare e del creare immagini, e in questo modo ti facilita il rapporto con lo spettacolo, col pubblico, perché è una tecnica rapida. Però non è solo un aspetto tecnico, c'è anche l'aspetto più, come dire, più poetico, che è quello di avere una consapevolezza dell'immagine e della percezione che abbiamo di essa, in modo tale che si possa mettere ciò che serve e non mettere di più. E quindi il suggerire, quindi il cancellare, il lavorare con delle macchie, il lavorare non solo con la luce, ma proprio con la forma accennata, ecco, trasfigurazione. Cioè, è interessante quando il mito poi viene rinnovato e parla un'altra lingua, e a quel punto non si ha più paura di essere banali a ripescare dal cappello quello che già tutti hanno fatto anche meglio magari in passato. E quindi non è un eclettismo che ricerco, anzi, è proprio un ispirarsi a quelli che sono gli archetipi o comunque le immagini che l'uomo si porta da sempre dentro e farle dialogare, vedendo cosa succede, più che mettendo insieme dei concetti. È semplicemente lavorare per come un flusso di coscienza, come una libera associazione, dove però si va a pescare da un passato, da un vissuto forte, che non è quello della quotidianità, come spesso si usa nel nostro modo di fare arte, ma è quotidianità con riferimenti più generali.
E questa è un po' una ricerca che riguarda sia l'arte che la vita, in fondo, no? Quella di non fermarsi al libretto di istruzioni rispetto alla tecnologia, per esempio, ma rispetto anche alla vita, ecco, e provare a vedere se andando oltre vengono fuori delle cose significative. L'artista oggi come oggi è un ibrido che deve inventare cose nuove, ma in un mondo in cui tutto è già stato fatto, e quindi l'essere trasversale è un punto di forza.